È successo tutto nel giro di un quarto d'ora, intorno alle 10 di questa mattina. Il torrente dell'Arzilla, che sfocia in mare a Fano, è straripato a causa dell'abbondante pioggia, allagando il sottopasso di fronte al Baretto. Un fenomeno ormai noto per il titolare di quell'attività, ma anche ai cittadini fanesi, costretti ogni volta che piove abbondantemente a dover fare i conti con l'allagamento di quel tratto. E non sono mancati disagi, soprattutto per i turisti che stavano andando al mare, impossibilitati così a raggiungere la spiaggia. Qualcuno ci ha provato lo stesso, si è tolto i sandali e attraversato il sottopasso scalzo, sebbene l'acqua fosse marrone ed emanasse un odore non proprio gradevole. Altri, che provenivano invece dalla ciclabile di Pesaro, hanno preferito tornare indietro, costretti a fare il giro largo per poi rimettersi sulla statale. Uno dei primi ad intervenire in soccorso dei passanti è stato lo stesso titolare del Baretto, ormai abituato alle esondazioni del torrente. Dal fiumiciattolo piccolino a una montagna d'acqua ed è uscita anche dagli argini, chiaramente come succede tutte le volte, però questa volta era bella carica ed è arrivata fino a quasi al Baretto, fino alla nuova strada rossa che hanno fatto. Abbiamo cercato di fare una piccola passerella con il legno, per la gente che arrivava diciamo, dalla zona dalla sbarra, che però non è servita a niente perché nel giro di 10 minuti è stata sommersa praticamente. Ho provato ad aiutare i turisti, mi ha sentito un po' di malcontento, però Per chi dai. stava cercando di raggiungere la Per spiaggia. chi stava cercando di raggiungere la spiaggia, soprattutto ho visto anche qualche persona con qualche handicap, quello lì, soprattutto i disagi sono stati quelli. Dopo i ragazzi sono passati in mezzo a piedi, ma comunque non è una grande cosa perché comunque l'acqua butta una puzza terribile. E, oltre al colore che proprio non è trasparente da acqua di Sardegna, però è così. E come se non bastasse la ciliegina finale sulla torta, è stato lo spettacolo che il mare ha regalato per tutto il pomeriggio a cittadini e turisti: acqua marrone e maleodorante, nonché un mix di sabbia e fango.